Alberto Bernet e adesso ci parlerà del suo magnifico lavoro che ha a che fare con gli artisti. Salve a tutti, come dice giustamente sono Alberto Bernet. Niente, il mio lavoro è... io sono stampatore, il mio lavoro si basa sulla realizzazione delle stampe degli autori che vengono in mio laboratorio per dare vita alle loro opere. Il mio lavoro non è che si basa solo sul necero atto di prendere un file e stamparlo, ma di interpretarlo, tradurlo, quindi da un'analisi oggettiva di tutto il lavoro delle opere dell'autore che si presenta, fino a capirlo nei mini dettagli, comprenderlo e dargli poi una forma concreta, cioè trasportarlo dal file alla carta di stampa. Quindi capire quale soggetto, quale tipologia di dimensione, di cornice, di carta, di supporto è più idoneo nel suo manifestarsi. Capire, ad esempio, se un bianco e nero è più opportuno un certo tipo di superficie o in un'altra, se ha dei colori che vanno su una dominanza o meno, sulla sua interpretazione. Quindi un puro lavoro di traduzione per far sì che il fruttore possa comprendere appieno il significato e l'emozione che deve vivere e che l'autore vuole far vivere. Perfetto, e lei mi ha detto anche che si occupa non solo della parte stampa, ma anche proprio della parte delle luci. Sì, delle grandi mostre, ad esempio, non mi piace rimanere un elemento separato, ma cerco di creare tutta un'interazione tra tutta la squadra nella realizzazione di una grande mostra. Ad esempio, io ho avuto la fortuna di stampare per grandi autori, come per esempio Stephen McCurry, Dario Terry, ultimamente l'ontologica di Ferdinando Scianna, e mi piace interagire con l'architetto che studia tutto il progetto, il tecnico luci, la squadra che si occupa dell'allestimento, in modo che tutti assieme siamo ogni singolo elemento fondamentale per far sì che chi va a vivere questa esperienza emotiva della mostra abbia tutto calcolato e l'autore venga interpretato nella maniera più opportuna e viva appieno l'esperienza delle fotografie che l'autore ha avuto la fortuna di vivere e trasmettere e venga rispettato appieno. E mi ha fatto poi un discorso sul fatto che comunque le luci, i suoni, tutto è importante all'interno di una mostra. Assolutamente, nel senso, quando c'è stata una grande mostra di Roberto Palilli a Parigi è intervenuto un grande artista della luce, in questo caso, dove è stato studiato proprio tutto il sentiero della luce, nel senso, al di là della singola illuminazione per le opere, ma anche il sentiero cromatico che accompagnava la mostra, in modo che l'occhio potesse riposare, riprendere un percorso, riadattarsi alle nuove opere e permettere così di vivere, di far sì che si potesse manifestare appieno la vita di quell'immagine e il pubblico vivere di quelle emozioni. Quando un autore intraprende una linguistica, una manifestazione artistica del proprio lavoro, bisogna portargli un grande rispetto ed è ed è semplice perdersi in una mecera fotografia o in una mostra normale. In realtà lui ci sta raccontando un qualcosa che ci può aiutare nella vita e quindi bisogna accompagnare il pubblico a vivere questa esperienza nella maniera più pura possibile e ci vuole un team affiatato e che collabori insieme. Questo per il rispetto del lavoro dell'autore. Certo. E per quanto riguarda magari i sordi o i ciechi, adesso ci sono sempre più mostre interattive che hanno a che fare magari col suono per far sentire l'emozione di un'opera magari a un cieco e viceversa a un sordo. Certo. L'immagine ispira il suono. Certo. Allora, ci sono autori che oggi lavorano molto con queste nuove tecnologie. Ultimamente ho avuto la fortuna di lavorare con Pietro Pirelli, che è un autore che si occupa anche di fotografia, ma in realtà è un grande tecnico del suono e usa nuove tecnologie multimediali per far sì che si vengano manifestate le sue opere. E in lui sono riuscito a scoprire come anche
un sordo possa percepire le opere attraverso la fusione tra l'immagine e il suono. Lui è riuscito a fotografare il suono e quindi poterlo far percepire anche a chi non può ascoltare quel suono attraverso l'uso della visione, e questo è affascinante, ma questo è il compito degli artisti. Gli artisti hanno la capacità di avere delle visioni molto più avanti delle persone e riescono a permettere di sperimentare al massimo le tecnologie che porteranno avanti l'umanità, e questo è sempre stato nella storia. E a questo Mia Photo Fair 2019 ha portato con sé per il progetto a quattro mani Giacomo Vanetti e Marco Moggio. Esatto. Ci vuole introdurre questi due artisti così diversi che lei ha voluto unire insieme? Assolutamente, è stato un gioco molto divertente, prima di tutto perché ho la fortuna di conoscere gli autori, quindi nasce sempre, almeno per come lavoro io, si va sempre al di là dell'intimità del rapporto cliente-fornitore, anche perché avendo in mano la parte della loro anima, devo dargli poi vita a manifestarsi in quello che per loro è fondamentale. Al mio ho voluto portare, al di là delle mie capacità tecniche, un progetto curatoriale sul corpo e sul nudo, e avere due visioni totalmente diverse, quasi il diavolo e l'acqua santa. Qui abbiamo Marco Moggio con un lavoro esteticamente perfetto, architettonico, anche un po' metafisico, ma di una pulizia impeccabile. Dall'altra parte Giacomo Vanetti, che lavora con l'introspezione del nudo di se stessi, con la parte più intima e anche nascosta dell'animo umano. Quindi due modi totalmente diversi di affrontare la visione del corpo, e questo è stato affascinante, e portarlo con due tecniche di stampa totalmente diverse, anche perché è difficile riuscire a rappresentare e a tradurre lo stesso lavoro con due linguaggi differenti. Bene, allora la ringrazio tantissimo per questo incontro, tantissimo a te, è stato figurati, interessantissimo, è stato un piacere, e ci vediamo al prossimo Mia Photo Fair.